In the winter, we discovered in Milan the film archive of the father of the Italian documentary film, who filmed the First War, the Libyan War. The name is Luca Comerio. Luca Comerio era l'operatore del re, era l'operatore degli aristocratici che andavano alla caccia grossa in Africa. Il colonialismo, il razzismo, ed è stato come scoprire un mondo proprio. Una cosa particolare del nostro lavoro che facciamo è che rifilmiamo e risignifichiamo i film, i materiali originali. Luca Comerio faceva questi documentari per celebrare e noi invece abbiamo rivoltato come fosse un guanto il suo significato originale ed è stata una, come dire, direi traccia, ma più che una traccia che abbiamo poi sviluppato in tantissimi altri film. Comunque dal Polo all'Equatore c'è già tutto il nostro lavoro. Io e Yervan ci siamo incontrati nel Capodanno del 1974. E praticamente abbiamo cominciato a vivere insieme nei primi mesi del 75 a Milano. Eravamo artisti visivi, poi è stata una cosa che ancora penso adesso che è estremamente naturale cominciare insieme e produrre delle cose, fare delle cose insieme. We start to film together in 75. We start to make different 8mm films. We made in the same year the film on Cesare Lombroso in the Museum of Torino of Criminology. He used to try the olfactory sense of criminal, the scent of carnation. So we started to show this film with the scent of carnation. Bruciavamo questi profumi e davanti allo schermo, le immagini dello schermo, salivano questi vapori, questi fumi e rendevano l'immagine un po' fantastica, un po' speciale, un po' da sogno. Però i film non erano tanto da sogno, perché Lombroso era un lavoro estremamente anche politico. Perché per noi l'estetico è sempre stato legato al politico, non è mai stato disgiunto. At the end of the 70s we built an optical printer, a kind of what we call an analytical camera for this format. So refilming each frame one by one, a kind of animation. It was possible for us to go inside the frames to give a color, to change the speed. Why we work on World War I. I am a son of the First War also, as many people, but I am a son of a genocide also, because my father, he survived the Armenian genocide. In 1915, surviving because he was strong enough as a kid. Looking at the frames of Luca Comerio on the mountains, we discovered the reality of the war. We analyzed each frame. We saw the soldier in how many frames they died, in six frames on the river Isonzo, so for example. We could meet their eyes. We made in 98 a kind of a video letter to a friend, which is called Transparenza, using a pieces of this war material of Luca Comerio,
And we discover was almost completely erased. So this has a meaning for us because we try to stop the forgetting the memory of the war. Abbiamo sempre usato l'archivio e lo usiamo per parlare del presente. Il nostro tempo è il presente. E quando facciamo il lavoro sul colonialismo è del nuovo colonialismo che c'è, delle nuove forme di razzismo. Abbiamo sempre filmato da soli, anche senza usare l'archivio. E infatti i primi lavori che abbiamo fatto in Yerevan con le teste di cera, tanti anni fa, era fatto da noi, era filmato da noi. Abbiamo visto adesso il Bubù dei nostri primissimi film, e poi, oppure altre volte abbiamo fatto perché volevamo documentare, no, perché in una Sarajevo buia, terrorizzata, cioè, l'unica luce in cima a una collina era la festa degli zingari che leggevano la più bella. Poi la tematica degli zingari l'abbiamo portata avanti più riprese. Abbiamo filmato una piccola famiglia zingara che è sopravvissuta ad Auschwitz subito dopo la guerra. E questa famiglia si ferma sul lago di Como e a un certo punto arriva una famiglia altoborghese molto incuriosita da questi esotici esemplari e li studiano un po' in maniera, non saprei, e disturbano il piccolo bimbo zingaro che dorme per fotografarlo. Cioè, proprio lì c'è tutto il rapporto con l'altro molto, molto evidente. E questo è stato messo a Parigi, nella camera di Louis Turgot, da Harald Zeman, come l'ultimo sogno nella camera da letto di Turgot, dove è morto, l'ultimo sogno che aveva fatto. Sì. I miserabili della terra, no? Gli zingari. Zeman ci ha chiesto per la Biennale di Venezia del 2001 un'installazione sull'Africa, il rapporto con l'africano, dell'Europa con l'africano. E questa di Venezia era su tre schermi e in tempi storici differenti, diciamo. L'inizio di Etienne Jules Marais, che è uno dei padri della fotografia e del cinema, che era del 1895, che dà il titolo La marcia dell'uomo, il titolo del suo lavoro. Poi il secondo schermo c'era questo rapporto invece molto razzista dei bianchi che vanno a portare la famosa civiltà occidentale. E l'ultimo schermo addirittura era l'uomo bianco, il rapporto col corpo della donna nera nuda, no? Cioè era degli anni 60. The Armenian Pavilion, Armenité, in the Saint-Lazare Island of the Armenian in Venice. It was an experience very strong for us. Because my father studied in Venice. We participate with this work on my father. My father went back in 76. I think he was 76 years old. He went back to see his village, his homeland. He came back after more than 1 month walking. He was strong. And I discovered later some tapes where he reads his memories in Armenian. In 86, Angela asked him to translate the Armenian tales for her, medieval tales. He sent the letter. The letter was a tape with the tales inside. In the years became a long roll, 17 meters long. And so they made a table where it was possible to see this enormous watercolor. I started to ask her to read me in front of a camera his story, which I didn't know because he didn't tell to anybody. In 86,
he decided to read me his a part of his story. And so we made return to Khodorchur. He told how he survived, how the family was killed, how the 10,000 people was killed. This film in loop was showed in the island of Saint-Lazare. And we had the impression he returned home.